Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale Mastro Titto, 17esimo episodio per la nostra serie di Gravity Rush 2. In questo video andremo ad affrontare una missione di sfida e tre missioni secondarie. La missione di sfida in questione si chiama Battaglia a Tempo, mentre le tre secondarie che andremo ad affrontare di volta in volta sono Ho un appuntamento con te, Un ponte per domani e Sogno Celeste 3. Cominciamo una cosa alla volta e si parte con la sfida Battaglia a Tempo 2. Sconfiggi tutti i nemici entro il tempo limite, usa tutti i poteri a tua disposizione. Quindi dovremmo fare un totale di 1600 punti. Cominciamo. Il consiglio migliore che posso darvi per il superamento di questa sfida è proprio quello di abusare il più possibile della stasi. Quindi ci accaniamo prima con i nemici più piccolini. Prendiamo un po' di spazio, cerchiamo di non stare mai troppo vicino a pareti, scalini o comunque sia a barriere di edifici e quant'altro, per poi lanciare comodamente gli oggetti contro i nemici più grandi o più piccoli che dir si voglia che siano. Quindi vedete come diamo una bella ripulita, prendiamo sempre la vita che ci lasciano in giro, così da star bene e di non fallire la prova proprio perché siamo morti. Andiamo su in alto che c'è una guardia, ci posizioniamo comodi, gli lanciamo giusto un oggetto contro, facciamo presto, ce n'è ancora uno in basso che è viva. Ok, altri punti, benissimo così. E andiamo ad accanirci contro la pattuglia volante. Al che atterriamo, raccogliamo ancora oggetti e la bersagliamo ancora. Vedete, tutto il tempo è semplicemente questo. Quindi da qui ragazzi, i consigli che potevo ve l'ho dati. Acceleriamo il tutto e andiamo a completarci questa sfida. E da qui in realtà la sfida è stata completata con successo, perché vedete come abbiamo più di 1600 punti. Però possiamo ancora continuare, nulla ce lo vieta, abbiamo ancora alcuni secondi e possiamo continuare a fare qualche punto extra in più. 1860, siamo stati bravissimi. Quindi il consiglio è di lanciare oggetti come se non ci fosse veramente un domani. Laddove non ce ne sono ovviamente andiamo di calcio gravitazionale, nulla di più. Ed abbiamo ottenuto, oltre a un totale di 700 gemmine punti esperienza, anche il talismano Forza d'Acciaio. Nel mentre poi, prima di andare a vedere che cos'è il talismano Forza d'Acciaio, possiamo anche andare ad attivare questo tombino qui a Forte Bismaglia, così che avremo sempre una scorciatoia per poter arrivare qui se dovesse poi riservire in futuro. Al che, option, andiamo su talismani. Andiamo a vedere di cosa si tratta. Eccolo qui, un oltre più più, quindi esattamente come ce l'avevamo, un oltre più, quindi aumenta ancora la distanza massima del calcio spazio-temporale, insieme al aumenta di molto, e riduce la quantità necessaria per eseguire il calcio spazio-temporale, quindi veramente meglio di quello che avevamo, per cui equipaggeremo Forza d'Acciaio. Che cosa andiamo ad ottenere? Quando diamo un calcio consumiamo meno energia e ci spostiamo molto più in avanti rispetto a prima. Possiamo anche fare una prova da vedere per quanto avanza. Vedete che comunque si copre un gran bello spazio adesso e non consuma poi tantissimo. Il consumo appunto di gravità è ridotto. Fatto anche questo, riselezioniamo ancora missioni, andiamo sulle secondarie ed attiviamo Ho un appuntamento con te. Non posso fare quello che mi chiedi. Ho detto che ti darò tutto quello che vuoi. Sono molto famoso a Leavina, sai? Ora porta qui con l'aerobarca. Perché è così furioso? Le nostre barche hanno degli orari precisi, non posso modificarli. L'impossibile non esiste per chi ha i soldi. Fai come ti ho detto. Ehi, ma quello non è il vecchio odioso che ho incontrato al Gona? Ehi, farei meglio a darti una calmata. Eh? Oh, sei tu. Perfetto, proprio ciò che mi serviva. Non ho più bisogno di te e della tua barca, sciò. Con piacere. I giovani d'oggi non capiscono come va il mondo. Bene bene, direi che ora tocca a te scorazzarmi. Ti porterò dove vuoi, ma ti costerà parecchio. Uff, lo sapevo. Anche tu vuoi i miei soldi.
Ho una persona con uno stomaco senza fondo al villaggio. Mi serve più denaro possibile o... Sì. Oh, racconta la tua storia da poveraccio a qualcun altro. Arr, non lo sopporto più. Insomma, paghi o no? E va bene, se finirai il lavoro ti pagherò ciò che meriti. Non preoccuparti e prepara il portafogli. Allora, dove vorresti andare? Beh, prima di tutto... ma quella... Segui quella moto. Ma non dovevi andare subito in un posto? Fa come ti dico, li stiamo perdendo. Sei tu il capo, basta che mi paghi. Al che cerchio con la stasi, lo recuperiamo e poi andiamo di gravità a seguire quello che è lo scooter che abbiamo appena visto, dove il tizio ha individuato due figure per l'appunto che andavano via. Quindi facciamo il possibile per avanzare, in realtà di storia li dobbiamo comunque sia perdere di vista, e infatti vedete come sono già spariti da un bel pezzo. L'uomo ricco ovviamente già si lamenta. Ecco là, vai verso quell'isola. Perfetto, il gioco ci dà una destinazione e la raggiungiamo. Sono troppo carichi, dovranno cambiare veicolo. Quindi lui già prospetta che ovviamente rallenteranno un po'. Al che atterriamo. E da qui ci dovrebbe essere un'altra sequenza animata o discorso. Eccolo qui. Li abbiamo persi, sei proprio inutile. Scusa. Risparmia il fiato e portami subito su quell'isola. Ok. Comincio a stancarmi di come mi tratta questo tizio. E infatti ci tratta abbastanza male. Porta l'uomo dove desidera andare, quindi sempre stasi, sempre gravità, e andiamo all'altro isolotto. Elena, io non c'entro, è tutta colpa di quel giovanotto. Incominciamo ad avere qualche frammento di storia. Per quanto riguarda anche questa missione secondaria, anche se tutto non è molto chiaro, ovviamente. È ancora all'inizio, quindi non ci si capisce poi tanto. Arrivati anche qui, il tizio ci ridice ancora. Zh, neanche qui. Ma non avevi fretta di andare da qualche parte? Se cerchi quelle due persone in moto, zitta e pensa a seguire i miei ordini. Portami in un posto da dove si vede bene tutta la zona. Ok. Quasi quasi io lo prenderei con la gravità e lo lascerei cadere per 5.000 metri a schiantarsi al suolo. Ok, lo riprendiamo ancora. Lo dobbiamo portare dove si vede meglio la zona. Quando metto le mani su quel briccone. Ok, il viaggio è abbastanza breve, per cui siamo già arrivati in quest'isoletta tipo oasi con qualche palma ed un laghetto. Ok. Riatterriamo ancora. E vediamo che succede. Arr, ma dove sono? Sai, faremmo molto prima se mi dicessi che sta succedendo. La mia adorata figliola è scappata con un inutile fallito. Ecco qui la storia per l'appunto. E quel che è peggio è che viene da Elgona. Ti rendi conto? Un poveraccio di Elgona con la mia bambina. Lei dice di amarlo. Che cosa ridicola. La sta ingannando, sono sicuro che punta solo al patrimonio di famiglia. Devo trovarla e riportarla subito a casa, è per il suo bene. Stavolta ha anche lasciato un messaggio, noi fuggiamo insieme. E sapendo che l'avrei inseguita, ha sabotato il mio yacht privato. È tutta colpa di quel criminale, non gli lascerò mia figlia. E se fossero innamorati sul serio? Lei ti ha detto che lo amano? Non ti mischiare, che vuoi saperne tu della mia bambina. Non ascolti le persone, sai solo sputare ordini, giudichi chiunque ti capiti sotto al naso, ovviamente l'abbiamo disintegrato di insulti e se li merita ben gli sta. Non è che tua figlia è scappata per colpa tua? Come fai a sapere che mia figlia mi ha detto tutte queste cose? Ho un'intuizione. Ah, li vedo. Ok, l'abbiamo rintracciata nuovamente. Prendila, non dobbiamo farcela sfuggire ancora. Sai che anche se la prendiamo le scapperà di nuovo, vero? Promettimi che che le parlerai faccia a faccia a cuore aperto. Ok, faccia, cuore, quello che ti pare, ma muoviti! Quando uno è stronzo, purtroppo. Ok, abbiamo visto che loro grosso modo sono passati là sotto. Sono andati di là, fammi scendere. Quindi carichiamo ancora l'uomo sempre con cerchio. Vedete come in questa missione la fase di carico e scarico si ripete molto spesso. Il gioco ovviamente aggiorna l'obiettivo e noi scendiamo in tutta fretta verso la nostra nuova destinazione. Siamo arrivati, stacchiamo la gravità con L1 e parte un'altra sequenza animata. Aspetta qui.
Porterò qui tua figlia, così potrete parlare immediatamente. Come ti permetti? Lascia stare, basta che me la riporti. È una ragazza in gamba, non ti sarà facile convincerla. Ok, fatto questo, ci avviciniamo alla figlia dell'uomo senza farci notare e la prendiamo. Al che, da qui ragazzi, parte una sequenza un pochettino scomoda. Farò il possibile per eseguirla più correttamente che è nei miei mezzi, nelle mie possibilità. Al che, come vedete, per strada ci sono dei piccioni, degli uccelli. Se faremo troppo casino, questi voleranno via e la ragazza si spaventerà, per cui la missione sarà fallita. In sostanza dobbiamo fare molto piano e trovare una strada per la quale, appunto, come vedete, i gabbiani non fanno tutto questo gran casino. Lei ovviamente è già sul chi va là, ma è molto in tensione, molto nervosa, qualsiasi cosa sente o vede subito parte alla carica che ci scopre. Perché non ti rilassi? Qui non c'è nessuno. Scusa, ma non riesco a fare a meno di guardarmi in giro per paura di mio padre. Mi ha quasi vista. Credo sappia che suo padre la cerca. Se mi comporto in modo strano, capirà che mi ha mandato lui. Sarà meglio limitarsi a camminare. Il fatto è che non basta semplicemente camminare, ma bisogna anche trovare quella che è la strada più corretta. Vi sconsiglio di saltare di sotto, di fare cose particolari e di attivare la gravità, perché ci vedrebbe subito gli uccelli di conseguenza e inizierebbero a rompere le scatole a tutto il tempo. Per cui scendiamo piano piano e vediamo cosa si può fare. Perfetto ragazzi, ci siamo, da qui cerchio e prendiamo la ragazza. Quindi mi raccomando, cercate di seguire il più fedelmente possibile quello che è il percorso che vi ho mostrato in video, proprio perché se facciamo delle variazioni particolari poi diventa quasi impossibile andare ad acciuffare questa ragazza, perché gli uccelli purtroppo volano al primo segnale di disturbo e ovviamente lei poi ci scopre. Papà, hai soldato qualcuno per farmi riportare a casa? Non importa, tanto non servirà, noi ci amiamo. Ma hai promesso di parlarle a cuore aperto, ricordi? Come faccio a parlarle a cuore aperto se lei è così ostinata? Come potrebbe un uomo di Ergona rendere la mia Elena felice? Ehi, datti una calmata. Papà, prometto che farò di tutto per rendere felice tua figlia. Non provare a chiamarmi papà, io non ho figli straccioni. Fermi là che arrivo. Lo sapevo, non cambierai mai, bla bla bla, è inutile parlarne, andiamo via. Aspetta. Quindi tutta la fatica fatta finora va in fumo, se non che arrivano all'improvviso dei nevi. Scarabei, prendi i piccioncini e scappa. Elena, seguimi. Non vado da nessuna parte con te. Non è il momento di litigare, non posso permettere che ti accada qualcosa, dobbiamo andarcene. Papà. E qui si inizia a menare le mani, ovviamente, quindi possiamo anche tranquillamente andarci di gravità classica, così come di gravità lunare. Vedendo che comunque sia ci sono nemici molto diversi, direi di partire con un tipo di gravità, in questo caso quella classica. Andare ad eliminare i nemici un pochino più statici, un po' più fermi e semplici, che si fanno colpire con maggiore semplicità. E poi passiamo alla gravità lunare per fare ovviamente i nevi, quelli più piccolini e veloci, oppure comunque sia quelli più agili e scomodi da colpire. Abbiamo anche una gemmina rossa volendo. Di questo possiamo ovviamente approfittare con tutto noi stessi e lo utilizziamo anche da subito. Partiamo così, un bel triangolo e si va. Bell'artiglio che non lo faccio quasi mai. Ok, possiamo prendere anche un po' di quelli piccolini, che va benissimo lo stesso. Ho visto che un nevi ha lasciato la vita, però non so se l'abbiamo preso o meno. Al che continuiamo ancora a colpire quelli normali di sempre. Da qui poi possiamo usare anche chiaramente la gravità lunare. Andiamo a sistemare questi più piccolini, più veloci e più scomodi. Ricordando anche che col nuovo amuleto che abbiamo preso dalla missione sfida, battaglia tempo 2, riusciamo ad eseguire calci gravitazionali per una distanza maggiore e consumando meno gravità. Poi al solito se serve la vita si trova un po' ovunque. Lì c'è anche una gemmina rossa, la andiamo a recuperare prima di completare l'eliminazione di tutti i nevi. Così almeno ce l'abbiamo anche per le prossime missioni se dovesse servire. Prendiamo anche la vita visto che ci siamo, così non rischiamo troppo. E continuiamo a massacrare i piccoletti. Ogni tanto stacchiamo la gravità per recuperarla. E completiamo tutta la pulizia della zona. Papà, prendi Elena e corri. Li trattengo io. No, ragazzo, prendila tu. Ehi, mostro, è me che vuoi.
Cosa state facendo voi due? Andatevene. E di qui si ricomincia. Però stavolta facciamo tutto quanto a gravità classica, anche perché lunare serve più di impaccio che altro. Eliminiamo i nidi piccolini, schiviamo quello più grosso. Andiamo a spaccargli la corazza in roccia appena distrutta. Possiamo anche lanciare i pezzi appena distrutti contro di lui. Vedete che già si è un po' incrinato, quindi manca poco. Perfetto così. Possiamo colpire il basso normale con la combo. E volendo recuperare con la stasi i pezzetti in roccia qui sotto, glieli tiriamo sull'occhio più in alto. E il nemico è distrutto. Sempre molto semplice e molto veloce. Forse ti ho giudicato troppo in fretta, e solo perché sei di Orgona. Credevo che avresti abbandonato mia figlia, la prima difficoltà. Invece l'hai protetta. Papà. Babbo. Vecchietto. Che stai facendo l'impalata? Fai il tuo dovere. Eh? Che vuole adesso? Scattaci una foto di famiglia con il mio futuro genero. Ah, subito cambiato idea, per fortuna. Ti pagherò, ma deve essere perfetta. Va bene, mettetevi in posa. Da qui semplicemente su, con la croce direzionale per la macchina fotografica, e poi R1 per una foto. Ottima foto, molto molto semplice e veloce. E voilà, un magnifico ritratto di famiglia. E io che pensavo che quel vecchio avesse un cuore di pietra. Immagino che volesse solamente proteggere sua figlia. Se fosse davvero cattivo non l'avrebbe permesso di essere felice. Grazie per aver scelto la ditta di trasporti Gatto Nero. E quindi anche la missione secondaria, un appuntamento con te, è stata completata. Un bel applauso. Abbiamo ottenuto anche l'oggetto foto, cabina telefonica. Al che, come piccolo extra, visto che ce l'abbiamo proprio sotto agli occhi, vado a valutarvi una foto di evento online. L'avrete sicuramente anche voi nei vostri profili, nelle vostre partite, se siete connessi, ovvero le foto di altri utenti, che poi le caricano direttamente qui sul server del gioco e noi possiamo decidere se è carino o bella. Mettiamo bella perché così otteniamo sia noi che lui eventuali gettonini d'asti per dei bonus, degli extra così di estetica, eccetera, eccetera. Ok, fatto anche questo, quindi andiamo alla prossima missione secondaria, che questo video vedete ragazzi che è strapieno di attività da completare insieme. Ce ne sono proprio parecchie. Un ponte per domani, si va! Lisa e gli altri devono essere impegnati a preparare il dibattito. È un po' strano vedere così tanta gente riunita a Vina. Non possiamo permettere che la città cada nelle mani dei ribelli. Siete pronti? Sì signore, li coglieremo di sorpresa. Se riusciamo a catturare Lisa e gli altri capi, fermeremo la rivolta prima ancora che scoppi. Noi cerchiamo di ricostruire la città e invece questi si preparano a una guerra. Che vorreste fare? E tu? Nel mentre però arrivano un bel po' di neve a dar fastidio. Ovviamente la gente va nel panico. Oddio, scappate, scappate. La piazza si è abbastanza riempita di nemici. Sempre di diverso tipo, abbiamo un neve a terra classico, quelli volanti che muoiono con un calcio gravitazionale e quello di roccia un pochettino più resistente. Aiuto! Ehi, non scappate senza il vostro comandante, tutti i fifoni. Non posso abbandonarlo. Perché giù botte. Quindi è una missione molto action, molto attiva. Cominciamo subito a picchiare il piccoletto sotto. Nonostante il target non ci aiuti sempre tantissimo. E poi anche qui con la stasi si può ovviamente... ci diamo la pazza gioia. Però a quanto sembra non ci sono oggetti, perché in realtà tiriamo delle bolle d'acqua. Considerate che quando Kat con la stasi recupera bolle d'acqua, quest'ultime non fanno danno sui nemici. Quindi è come non aver recuperato nulla. Al che facciamo tutto quanto a mano, così finiamo prima. Picchiamo sempre questo di roccia, schiviamo quando ci attacca e poi torniamo sotto con la combo. E ancora qualche altro colpetto e al solito lo sconfiggiamo colpendo la parte bassa con la combo, calci e pugni, anzi solo calci, e la parte alta invece con la stasi, recuperando i pezzetti di roccia che abbiamo staccato proprio da quest'ultimo. Ecco fatto. Direi che è tutto a posto. Guarda quanta gente. Questo è ammutinamento, la pagheranno cara per avermi lasciato solo. Dobbiamo andarcene prima che arrivino gli altri scarabei. Quella maschera blu, sei uno di loro. Aiuto, qualcuno mi aiuti. La prego, comandante, ci porti al sicuro per primi e sarà lautamente ricompensato, signora. Ehi, e cosa ne sarà di noi? Zitti, feccia ribelle. Adesso non è il momento di litigare. Stai prendendo le sue difese? Non sei cambiato per niente.
Non prendo le difese di nessuno, voglio solo far evacuare tutti. Vedete quella? È la nostra via di fuga. Praticamente dobbiamo raggiungere tramite un percorso quello che è l'aeronave per poter portare via tutti quanti le persone in difficoltà. Dobbiamo portare tutti su quell'aerobarca. Io tengo a bada gli scarabei e tu metti tutti in salvo. Ricevuto, muoviamoci. E qui parte una meccanica di gioco un pochettino diversa dalle solite, comunque sempre molto divertente, ma un pochettino diversa. Al che praticamente il gruppo di persone se ne va e noi dobbiamo sconfiggere i nevi che li minacciano. Infatti il gioco dice: fare evacuare i cittadini. Sconfiggi i nevi che bloccano la strada, lasciando libero il passaggio alle persone in fuga. Tutti devono raggiungere la barca. Se i nevi si avvicinano troppo, il livello di paura della gente si alzerà. Se raggiunge il massimo, la missione fallisce. Quindi li dobbiamo eliminare prima che le persone si spaventino troppo. Quindi entriamo nel gruppo 8, corriamo un po' qui e là. Già abbiamo visto dal filmato che qui ci saranno i primi nemici in teoria. Altri scarabei, eccoli lì. Quindi iniziamo con una bella serie di calci. Eliminiamo uno alla volta, concentrandoci senza ovviamente dividere troppo il nostro danno. E eliminiamo in fretta. Vedete come il livello di paura va ad aumentare, però appena sono sconfitti, poi in teoria si riazzera. E da qui si riparte step by step, quindi passo dopo passo, zona dopo zona. Ovviamente appaiono anche tipi diversi di nevi. Questo sicuramente è un pochino scomodo, però possiamo anche recuperare le rocce che ci lancia e vedete come praticamente lo eliminiamo in un attimo. Di qui chiaramente ripartiamo e aspettiamo di arrivare nella prossima zona dove compariranno altri nemici. Vi consiglio di stare sempre vicini al gruppo, di non allontanarvi mai troppo, perché poi vedete che appaiono all'improvviso e quindi è bene sempre stargli accanto. Ok, vedete, abbiamo preso delle bolle d'acqua, non serviranno a nulla praticamente. Più avanti, se vedete sopra la cupola verde, c'è appunto un cristallino di vita. Continuiamo ancora ad avanzare. Qui ci sono anche degli oggetti da raccogliere, magari delle casse. Continuiamo ancora ad andare avanti, e qui c'è altra vita se dovesse servire. Altri scarabei. Siccome questi qui sono un po' più resistenti, ci andiamo di oggetti con la stasi, così che li distruggiamo più in fretta. Quello sopra lo possiamo fare anche con la gravità, così con due calcetti già è andato, anzi con uno. E ce ne sono chiaramente anche altri simili a questo, per l'appunto ci sono degli oggetti da lanciare per fare prima, proprio perché i nemici sono più resistenti degli altri, quindi poi il livello di paura va ad aumentare più in fretta. Quindi continuiamo ancora a lanciare oggetti su oggetti, possiamo anche riciclare per l'appunto la corazza di questo nemico come sempre. Ed è andato, prendiamo anche la vita. E possiamo andare avanti perché la minaccia è stata completamente debellata. Quindi saliamo anche i gradini. Ma quanto è lontana quella barca? Ci siamo quasi. Ok, altri nevi. Volante. Uno lo eliminiamo subito così. Un altro subito di qua. E l'ultimo sulla destra. Ok, quindi avanti, sinistra, destra. Recuperiamo altri oggetti da lanciare. Purtroppo sono bolle d'acqua. E quindi niente. Avanziamo ancora e arriviamo alla piazza centrale, quella un po' più grande. Ed appaiono ovviamente altri nevi di tutti i tipi. Andiamo anche di gravità lunare qui, senza troppi problemi. Così li eliminiamo in fretta. E vedete come in tutto questo, ragazzi, video dopo video, missione dopo missione, riusciamo a completare gli eventuali obiettivi anche senza potenziamenti. Infatti, se ci avete fatto caso, abbiamo più di 5.000 punti esperienza da poter spendere. Quindi siamo rimasti praticamente come, penso, 5-6 video fa, non abbiamo toccato nulla. Eppure anche avanzando nella storia, nelle missioni secondarie e le sfide, si può comunque sia andare avanti tranquilli. Questa parte è un pochettino delicata proprio perché ci sono questo tipo di nemici che sono tre e danno molto fastidio perché non stanno poi tanto fermi. Quindi dobbiamo essere veloci ad eliminarli appena appaiono. Il primo è andato, sul secondo adesso ci concentriamo in fretta prima che si giri. E poi c'è il terzo lì giù in fondo, proprio in mezzo al mucchio di persone. Lo prendiamo subito a calcioni nel sedere, come merita. E prima che la barra vada a caricarsi del tutto, li abbiamo eliminati. Quindi mi raccomando, qui bisogna essere veloci, farli uno alla volta e concentrarsi per bene. Altrimenti poi è facile che si spostino e diventa un gran casino eliminarli prima che la barra a livello di paura si completi totalmente, si carichi del tutto. Manca poco gli ultimi passaggi. Saliamo le scale e qui ci sono altri nemici. E appaiono chiaramente a mezz'aia. Picchiamo subito il primo davanti a noi. Poi ce ne sono un paio qui dietro, sempre calcio gravitazionale. Prendiamo questo che è un pochettino più statico. Ok, passiamo alla gravità lunare, sempre colpettino all'insù sul touchpad. Strusciatina col pollice. E poi sempre con una toccatina sul touchpad, stacchiamo la gravità.
Anche questo passaggio diciamo che l'abbiamo completato, direi. Ok, le persone stavano qui sotto. Vedete come siamo praticamente arrivati alla robarca, che è proprio là sopra. Possiamo anche recuperare degli oggetti se ci serve per sicurezza. E ci apprestiamo all'ultima fase di combattimento proprio per portare in salvo queste persone. Ce l'hanno quasi fatta. Però è proprio qui che compaiono i nevi più fastidiosi, quindi il branco di pescetti piccolini e quelle specie di piante che lanciano rocce. Ce ne sono addirittura tre. Siamo circondati. Correte, ci penso io a distrarli. Ma è un suicidio. Anch'io vengo dal Gona, ma in questi anni ho fatto cose orribili in nome della guarnigione. È giunta l'ora di fare ammenda. Tutti possono cambiare, quello è il momento di dimenticare il passato. Non devi buttare via la tua vita. Agli scarabei ci penso io, da sola. Non è niente rispetto a quello che è successo tempo fa sulla Bismalia, non credi? Pensa a portare tutti al sicuro. Quindi di qui, ragazzi, abbiamo due approcci. Uno molto rapido è per l'appunto con la gravità lunare andarci semplicemente di triangolo, quindi attivare la mossa speciale ed eliminare tutti in gran fretta e in gran quantità. Oppure, come vi sto mostrando adesso, facciamo tutto quanto a mano dove ci vuole un po' di più, ma mi immedesimo anche nei panni di tutti voi ragazzi che magari per qualsivoglia motivo non abbiate a disposizione l'abilità speciale, infatti lì c'è anche il cristallino rosso, ancora di più per dimostrare che si può fare velocemente, un altro là sopra, però in qual caso in cui lo voleste fare senza mossa finale si può fare e ve lo dimostro anche così. Quindi i fiori sono stati tutti quanti distrutti tranquillamente, possiamo eliminare un po' di nemici anche con la stasi in questo modo lanciando gli oggetti addosso e poi completiamo ovviamente sempre l'operazione con la gravità lunare. E col calcio spazio-temporale. Quindi uccidiamo uno per volta, spammiamo semplicemente quadrato in mezzo al mucchietto e il gioco è fatto, insomma. Recuperiamo stamina quando serve. Scusate, gravità, io chiamo stamina ma gravità. Ci lasciamo cadere, poi recuperiamo subito con R1, così che rimanendo a mezz'aria, stando leggerissimi con la gravità lunare, neanche perdiamo poi la traiettoria o l'orientamento. Continuiamo ancora a picchiare i nemici. Vedete come la barra si sta caricando molto, ma in realtà mancano solo due pescettini piccoli e il gioco è fatto. Ok, eliminiamo in fretta anche l'ultimo. E ci siamo, senza aver utilizzato nessun tipo di oggetto, senza aver usato nessun tipo di abilità particolare. Le persone sembrano tutte in salvo, quindi direi anche che è missione compiuta. Sono tutti salvi, grazie a te. E a te, sei tu quello che hai portato qui la barca. Oh mio salvatore, ecco un piccolo dono di ringraziamento. Spero che continuerà a vegliare su di noi qui a Avina anche in futuro. Non posso accettare, signora, ho fatto solo il mio dovere. Ok, tutti a bordo. Pazzo, rifiutare una somma del genere. Non credere di poter risolvere tutto comportandoti onestamente. Aspetta. Il comandante è un gran balordo. Dobbiamo fermarlo, chissà quali disastri potrebbe combinare. Tranquilla, sorvegliamo lui e la vecchia guardia da parecchio tempo. Sapevamo del loro piano per sabotare il dibattito cittadino. Quelli della vecchia guardia sono pochi e male equipaggiati, non sono un problema. D'ora in poi guideremo la popolazione usando le parole e non la forza. Mi sembra un ottimo piano, la gente oppressa finisce per ribellarsi. Questa città sta cambiando rapidamente. Spero che presto diventi un luogo in cui tutti possano essere felici. C'erano ancora molti problemi da risolvere, ma la gente stava accogliendo i cambiamenti positivamente e Girga Paralao stava migliorando lentamente ma costantemente. Quindi anche la missione secondaria, un ponte per domani, è stata completata. Siamo stati bravissimi. Non abbiamo ottenuto un level up o un talismano, ma comunque sia, abbiamo completato l'ennesima missione secondaria. Quindi un bel applauso, ce lo meritiamo tutto. Al che andiamo ad affrontare l'ultima missione secondaria per questo video. Quindi, sempre missioni secondarie, Sogno Celeste 3, si parte. Solo il prescelto può giungere qui, il tetto del mondo. Un altro ragazzino con un volatile da corsa? Il mio fratellone è una leggenda vivente, nessuno può batterlo. Sì, è un vero fulmine. Tre gemelli. Preparati a inchinarti davanti al lampo rosso. Sei destinato a perdere, ma accetto volentieri la tua sfida, Shifter. Destinato a perdere? Lo vedremo. Hai finito di parlare? Andiamoci dentro. Quindi questa, ragazzi, è la terza missione di quel gruppo, appunto di missioni dove dovevamo sfidare il volatile. Quindi Sogno Celeste, questa è la terza ed ultima.
Qui sarà un pochettino più impegnativa rispetto a prima perché il volatile non si farà distrarre eventualmente dal da mangiare o dallo stormo di uccelli che passa, quindi dobbiamo essere attenti. Se serve impariamo anche il tracciato per bene, ripetendo anche con più tentativi quella che è la missione, e alla fine dovremmo essere molto veloci e precisi per non farci distanziare troppo e per battere appunto l'uccello in velocità. Come vedete ci sono anche molti punti di controllo, sono 21 in tutto, quindi ci sarà un pochettino da faticare, però ce la facciamo. Stringiamo i denti e siamo ben concentrati, cambiamo spesso la direzione con la gravità, quindi con due colpetti di R1, e diamo sempre l'X una volta che siamo per la direzione giusta per accelerare il più possibile. Se vedete due target come questi ultimi due in fila, non cambiate nulla, semplicemente andate a tutta forza e seguiamo il percorso obiettivo dopo obiettivo. Grosso modo è da qui che la sfida si fa interessante, perché mancano pochi obiettivi ed è qui che arriva il difficile. Quindi molto concentrati, molto attenti, arriva lo stormo ma tanto non si fa distrarre. Attraversiamo anche il prossimo obiettivo, lo sta addirittura guidando, quindi proprio non gliene frega nulla. Passiamo velocemente anche attraverso questo, quest'altro davanti a noi che è il penultimo, e poi svoltiamo per l'ultimo. Adesso qui a tutta forza giù, via! E ce l'abbiamo fatta. Siamo stati bravissimi. Che fatica. In 1.53 netti spaccati. Quindi l'importante è che non perdiamo troppa strada per arrivare verso gli ultimi 5-6 obiettivi. E poi all'ultimo ce la mettiamo tutta per stare attenti e acceleriamo al massimo. Ho vinto. E questo vuol dire che sono la più veloce del mondo. Lampo Rosso ha perso. Non ci posso credere. Non può essere che tu abbia perso. No, no. Infine sono bambini. Non piangere, questa non è la fine, ma un nuovo inizio. Mi allenerò e diventerò ancora più veloce. Shifter Suprema, cut. Quando ci incontreremo di nuovo, non ti sarà così facile batterci. Ma fino a quel giorno, che i cieli vi siano compagni e i vostri volatili altrettanto. Fantastico, ora mi metto anche a parlare come loro. E quindi anche la rapidissima missione secondaria su New Celeste 3 è stata completata con successo. Bravissimi ragazzi. Bell'applauso, ce lo meritiamo tutto. E abbiamo ottenuto il talismano Vittoria Gremis. Andiamo a vedere di che tipo è e che tipo di bonus per l'appunto può darci. Quindi sempre option, sempre talismani. E del tipo, diciamo tra virgolette, lunare, col quale già stiamo più che bene. Vediamo comunque sia cosa dice. Recupera energia più velocemente. Riduce la quantità di energia necessaria per eseguire un calcio spazio-temporale. La gravità lunare richiede meno energia per essere alterata. Al che quindi... Se con la gravità lunare avete più un approccio offensivo, vi consiglio di tenere forza d'acciaio. Se preferite invece utilizzarla per gli spostamenti, va benissimo anche Vittoria Cremesi, proprio perché ci fa recuperare la gravità più velocemente quando non la utilizziamo e soprattutto richiede meno energia la gravità lunare per essere alterata, quindi proprio quando stiamo in gravità lunare e ci spostiamo col viaggio gravitazionale normalmente consumiamo meno gravità. Quindi ribadisco, forza d'acciaio per combattere, Vittoria Gremesi per spostarsi, sempre quando stiamo con la gravità lunare, quindi lascio a voi la scelta. Io personalmente resto così come sto. Detto questo ragazzi, nonostante i 5.429 punti esperienza che continuiamo a non spendere, non mi resta altro da dirvi che anche per il 17° episodio, ok, della nostra serie di Gravity Rush 2, tutto si conclude qui. Vi ringrazio come sempre per il tempo che mi avete dedicato e spero veramente di esservi stato d'aiuto. Al prossimo video. Ciao!